Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Boys. Questa sera abbiamo Giorgio Gomiero che ha fatto top 4 all'OTS di Rosà. Presentaci la lista. Allora, ho giocato Kashtira, lista abbastanza standard. E iniziamo subito con la lista. Tre Fenrir, perché forte, dire, carta più forte del gioco. Specie più forte di gioco. La best. Il suo compagno di merende a 2, beh, 2 per forza di cose, è ancora però la partenza più forte ovviamente. 2 Rise, ricordiamolo, sempre a 2. Di nuovo, non come gli americani. Esatto. Schifo. Scareclaw, perché di sì, insomma, fortissimo. Selciabile sto giro. Mentre solo 8 mostri, non ho giocato orco. Per l'entrap 3 Ashe, 3 shifter, 3 perma, le più generiche. Non volevo giocare shifter di main, però per un torneo del genere era forte. Non per i matchup che ho beccato, perché ho trovato praticamente solo Labyrinth e Kash, quindi la scelta giusta era tenerlo inside. Però la possibilità di vederlo e tirarlo e vincere direttamente un game, ne vale la pena di giocarlo. Per la quantità di mazzi random che c'erano, poi lo zio è sempre così. Shifter fa sempre la sua porca figura. Che sbaglio, uomo. 3 prospi di consistenza. Una, non due, non tre, non quattro, non cinque. Allora, Sei terreno. set rotation per massimizzare le terreno, non porta più la terreno migliore del gioco, che era Mina Mistica, ahimè, però ne valeva la pena da giocare, ti Sempre semplificava scelta. il matchup contro alcuni mazzi, soprattutto contro Runic, toglieva Fontana da sola. E questa auta scontro, vabbè, mi pare. Esatto, non... il cantiere più famoso d'Italia? Carta fortissima e vabbè, solita, non so ancora perché questa carta sia aperta. 3 Teosi per forza di cose. E questo era il reparto Kashtira. Poi di flex ho giocato 2 book, 2 enemy. Come monopair, monotrust, mono TTT e mono spolverino. Questa carta la adoro, mi ha facilitato troppe partite. E alla fine è come giocare a 2 ogni carta, quindi come TTT e spolverino. Spolverino di main ormai è sino sul card. Come ultima carta, Big Bang. E per l'extra, il Pacciani a 1, mi dispiace, carta troppo forte, però Ricordiamo mio padre, morto in purtroppo cena. Ah, Rise, mio padre, no? Pacciani. L'altro suo compagno, Solo due palle. lui del grande occhio. Troppo forte a Mirror, troppo forte in generale questa Sauro. carta. Se non vinci il dado, comunque questo mazzo con i second se la cava benissimo anche senza vedere i flex. E questa carta qui è troppo. 2 del signore a Zeus, tuono del cielo. Vabbè, standard. Armageddon, penso la carta più usata del weekend questa volta. E no, 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 Armageddon, come cazzo si Beh, chiama? Armageddon, c'è Annihilation, Armageddon, no? È la busta che è Annihilation, sì. Annihilation. Vabbè, lui, Vabbè, insomma. il dato, il papà. Dracoshack, perché adesso c'è spazio. Maestro delle lame, Scampia. Vuoi dire Marghera? E lui l'ho calato una volta, mette pressione su delle set perché se hanno delle carte tipo Mirror come Book, Enemy, puoi negarle e alla fine anche spacca uno negando una carta che targetta e ti aiuta a fare Zeus. Barone come unico sincro, ci sono degli spot dove puoi fare Normal Ash, Normal Bell, magari pescando un unicorno e nascita, e è una negata gratis. Come carte incalabili e target di coso, di Prosperity, ho l'Infini Cingoli e Entes. Per la side, il signor Pancatopo è fortissimo contro certi matchup, forza cose, spacca cose. Livello 7 normale. E si toglie dal campo da solo. Insomma, gran carta.
per il labirinto, due bell, perché sono forti e devi avere qualcosa per negare. Sì, esatto, anche contro Fontana per non farlo pescare, no, poi ti serve per il grande labirinto. E la burattinata. Capita mai, però esatto, è sempre un out al burattino. Se non c'è Sabini, non serve Sisalla. Un saluto a Bioptic System. Ho giocato due droll, non so perché, ma avevo paura che ci fossero più mazzi combo e allora ho detto aggiungiamo delle entrap e droll mi sembrava la più forte da pescare da sola. E invece labirinto. Invece esatto, labirinto e altri mazzi che non mi hanno aiutato nella scelta di questa carta, però diciamo che è forte in questo momento. Un saluto anche a Droll. Due lance, due droplet, mi è piaciuto un sacco come carta, anche questa era indeciso se di main, infatti le lance e le droplet erano al posto degli shifter e della trust, però come ho detto per questo TS ho trustato shifter che fosse una carta più risolutiva e quindi ho giocato droplet di side. E vabbè, un'auto alla burattinata. Ricordiamolo, droplet, colled e big eye fanno burattino con cash tira, fate voi il puzzle. E in combinazione con quest'altra carta sono fortissime. E come ultime carte, due antispell e il villaggio. E praticamente il villaggio era la terza antispell. Non un villaggio vacanze. Esatto, non un villaggio vacanze. E con terraforming e set rotation era come giocarlo a 3. Quindi andavo come a giocare 6 antispell. Questa era la lista. Ringraziamenti vabbè, ai D-Boys, a tutto il gruppo dei D-Boys con cui non ho testato perché ultimamente non sto giocando, però la cash tirata è sempre potente in me. E sponsor Top Cut, vi ricordo Top Cut su Car Market, le carte vi arrivano il giorno dopo, finanziamo i nostri amici. Tira giù quella pistola, Giannino, adesso. Ora può togliere il coltello da sotto il tavolo che mi ha puntato. E niente, salutiamo Bioactive System ovviamente. Se servono terrari, piante, insetti. Il nostro amico Luca Sabini, che stiamo aspettando ovviamente che arrivi anche lui a un torneo della domenica, un OTS, un Regio, vogliamo vederlo burattinare. Diamo fuoco al centro commerciale Tiziano. Un appello, Sabini, basta lavorare, ti prego. E basta, questa Simone era Simone Giannino, che è sempre l'uomo. Sì, esatto. Simone Giannino, ovviamente, che probabilmente mi avrà visto una volta, ma io sto giocando più. Quasi sempre le sue liste, ovviamente cambio qualcosa perché va bene copiare, ma i compiti un attimo lasciamo, cambiamoli un po'. E niente, per il resto sono contento, top 4, ci siamo presi di nuovo questa qualifica e basta. Prossimamente torna di One Piece. Esatto. Oh, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao.